Lunedì 15 gennaio 2024, siamo in diretta dagli studi di San Giovanni Rotondo di Padre Pio TV per tenervi ancora una volta compagnia intorno ai temi della sostenibilità. Con me in studio, lo vedete già inquadrato, c'è anche Fra Italo Sant'Agostino. Ciao Fra Italo. Ciao Tony, buongiorno a te, buongiorno e pace e bene a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo. Iniziano questa nuova settimana con noi all'insegna della sostenibilità su Padre Pio TV, il network della sostenibilità cristiana. Eh sì, come abbiamo ricordato già tante volte, sotto il cappello della sostenibilità, sotto l'ombrello della sostenibilità cristiana, andiamo a recuperare i tanti temi che la sostenibilità sottintende, da quella ambientale a quella economica, a quella sociale, che ci aiutino a vivere meglio nel rispetto non solo del prossimo ma anche della casa comune che abitiamo. Esattamente, esattamente, la casa comune che sta soffrendo e stiamo soffrendo anche noi con lei, quindi ci stiamo cercando di svegliarci, di diventare un po' più responsabili, perché anche questa è conversione, anche questo è cristianesimo. Non so Tony se vogliamo già iniziare con un panorama delle ultime novità che ci possono riguardare circa questo periodo che stiamo vivendo, proprio con l'accento verso la sostenibilità. Assolutamente sì, ecco, pensando alla casa comune, quando tu dicevi, no, che c'è qualcosina da rivedere, da stare un po' più attenti, mi viene in mente l'immagine che a volte in questa casa comune lasciamo un po' le porte, le finestre aperte anche quando non conviene farlo, o dimentichiamo le luci accese, il frigo aperto. Ecco, dovremmo trattare il nostro mondo, il nostro pianeta con maggiore cura e facendo attenzione anche a quelle azioni piccole, quotidiane, che però possono salvaguardarlo. Quindi andiamo a vedere che cosa è successo in questa settimana. Un po' di notizie. Allora, siamo nel 2024, però già il cuore va un po' verso il 2025, perché si avvicina il Giubileo. Cos'è il Giubileo? È un anno di grazia particolare della Chiesa, in cui, ecco, c'è questo simbolo della Porta Santa, del pellegrinaggio che si può fare a Roma, andare a incontrare il Papa, e come ogni manifestazione anche della Chiesa ha dei capisaldi, no? Come per dire, c'è il logo che stiamo vedendo e il tema di questo Giubileo sarà Pellegrini della Speranza, c'è un inno e c'è anche un kit che fa più o meno a volte impazzire anche i pellegrini, composto da uno zaino e vari elementi. Ora, c'è stato anche alla GMG lo stesso, diciamo, gruppo di elementi, e io e Fra Pasquale però abbiamo notato che questi zaini si rompevano con grandissima facilità. Allora, siccome non è successo solo a noi ma è successo a parecchi, abbiamo proprio fatto questa riflessione: ma è possibile che c'è stata una spesa, ma una cosa così fragile poi comunque è destinata alla spazzatura troppo presto? E quindi o ci hanno sentito quando abbiamo detto questa cosa, o ci sono arrivati anche loro, hanno fatto un ragionamento diverso per il kit del pellegrino di quest'anno, di questo Giubileo. E quindi sarà composto da un cappello a falde larghe, un foulard, una borraccia, un poncio impermeabile, un rosario da polso. La novità però è questa: realizzati utilizzando componenti riciclati ed ecosostenibili. Quindi questo è il contenuto dello zaino del pellegrino del 2025, rispettoso dell'ambiente e di un materiale fatto in modo che possa durare e possa anche essere riciclato. Riutilizzato prima ancora che riciclato, perché ecco, ricordiamo che il riuso è un'altra componente importante, un'altra buona pratica che possiamo mettere in atto per limitare, per esempio, con l'utilizzo delle plastiche che ormai invadono ogni angolo della nostra vita. Ecco, a proposito di plastiche che invadono, passiamo alla prossima notizia, questa non bella. Ce ne andiamo in Galizia ed ascoltiamo questo contributo. Si torna a parlare di pellets, a causa di un disastro ambientale conosciuto in Spagna come Marea Bianca. Una nave portacontainer ha perso in mare 6 container, uno dei quali era pieno di sacchi di pellets di plastica, da 25 kg l'uno come questo, e prodotti dalla olandese Bedeco Europe. Una quantità enorme, 25 tonnellate, che a causa delle correnti ha riguardato un'area molto ampia, che andrà inevitabilmente ad ampliarsi. Abbiamo toccato già questo argomento perché purtroppo è già accaduto più volte in Italia, sebbene in misura minore. Per esempio, nei pressi del petrolchimico brindisino, questo dicembre, insieme ai frammenti di plastica, era pieno di piccoli pallini. Anche in Sardegna, contrariamente a quello che si può pensare, ci sono zone dove è possibile trovare molti pellets in spiaggia. In Galizia lo sversamento in mare è stato ancora più impattante.
Quei pellets che in Italia conosciamo più poeticamente come lacrime di sirena hanno in realtà poco di poetico. Sono prodotti dai petrolchimici e sono alla base della produzione dei flaconi in plastica. Essendo pallidi molto piccoli, possono essere ingeriti dai pesci e la loro raccolta dalla spiaggia è parecchio difficoltosa. Con un piccolo setaccio è quasi impossibile separare i pallini dal materiale organico, utile invece all'ecosistema delle spiagge. Chi è il responsabile di questo disastro ambientale? È necessario intervenire subito con modifiche ai regolamenti internazionali e considerare questi pellets come sostanze pericolose da trasportare e definire anche la responsabilità per disastri di questo tipo, di cui resterà traccia per decenni. Ecco, molto grave, molto triste questa notizia, che però mi ha aperto anche gli occhi su un'esperienza mia passata. Ho già raccontato qui che da piccolino giocavo, facevo le buche in spiaggia. Beh. E mi capitavano dei piccoli bastoncini che a me somigliavano a quelli dei cotton fioc, per poi scoprire che erano proprio quelli. E ora ho scoperto che giocando incontravo anche queste piccole palline di plastica che io da bambino a volte masticavo anche, perché giocando... Ed erano questi, cioè erano i pellet finiti in mare perché caduti da qualche nave e poi finivano sulla spiaggia tra le mani di un bambino che gioca e li ingerisce anche, o anche pesci che possono ingerirli inserendoli poi nella nostra catena alimentare. Nella catena alimentare, sì, e quando abbiamo già parlato di microplastiche e di come siano particolarmente pericolose, proprio perché essendo così piccole possono essere ingerite dagli esseri viventi che abitano i mari e gli oceani, e come diceva Fra Italo, poi entrare nella catena alimentare. Ma ormai siamo così circondati da queste microplastiche che, appunto perché microscopiche, a volte anche più piccole delle lacrime di sirena che abbiamo visto, possono essere ingerite tranquillamente anche da noi umani, mentre per esempio appunto facciamo il bagno durante le vacanze estive nel mare, perché capita, soprattutto per i più piccini, che a volte un po' d'acqua si beva. Un po' d'acqua si beva, ma ripeto, io da bambino ingenuamente masticavo queste cosette di plastica perché erano morbide e davano anche soddisfazione. L'ultima notizia flash la diamo in maniera così. Ci stiamo sensibilizzando anche per quanto riguarda l'edilizia, perché ci sono tanti accorgimenti e tanti materiali che si usano nell'edilizia che però non sono sostenibili. In particolare però adesso ne sono stati reintrodotti o riscoperti, diciamo così, tre che sono molto, molto vantaggiosi. Il primo di questi, indovinate un po', è la lana. Addirittura la lana, che noi già utilizziamo per l'industria tessile, ma può essere utilizzata anche nell'edilizia, come per costruire dei pannelli isolanti. Uno dei più grandi vantaggi della lana è che filtra l'aria, quindi oltre a fare il suo lavoro da isolante sia termico che acustico, è anche un materiale molto vantaggioso per la depurazione dell'aria stessa. Il micelio dei funghi, chi l'avrebbe mai detto? Noi immaginiamo il fungo solo con la parte, diciamo, che poi conosciamo e vediamo, ma c'è tutta una parte anche nascosta, che sono questi filamenti che vediamo, che possono essere utilizzati anche loro per fare dei pannelli isolanti, molto molto utili e soprattutto poi biodegradabili. E l'ultimo materiale che abbiamo a nostra disposizione sono, una cosa proprio recente, questi biomattoni. Diciamo, questa formula scoperta in Francia è costituita da canapa e anche da calce. Quindi la produzione di questa canapa, in attesa che diventi utile per sviluppare il composto, è anche molto buona perché assorbe l'anidride carbonica, la CO2. Questi mattoni poi sono biodegradabili, nonché molto resistenti, quindi passi in avanti anche in questo campo, riscoprendo ciò che già la natura ci dà. Eh sì, noi ci auguriamo che appunto la tecnologia e il progresso possano essere spesi per migliorare le nostre vite nel rispetto dell'ambiente. Questi sono esempi virtuosi che ci auguriamo, ecco, possano migliorare la casa comune di cui parlavamo prima. Noi ci fermiamo adesso soltanto per qualche istante, ma ci ritroviamo subito insieme con il nostro primo ospite. A dopo. E ritorniamo insieme, come promesso, con il primo ospite di oggi. Fra Italo, di chi si tratta? Sì, si tratta del nostro affezionatissimo ormai Monsignor Felice Accrocca, che saluto, lo vedo già comparso nel nostro schermo. Buongiorno, sì. Padre Felice. Buongiorno, buongiorno a te e a voi e a tutti i teleascoltatori.
Ecco, bentornato oggi per commentare un pochino sempre la vita di Francesco e Chiara dal punto di vista della sostenibilità, perché oggi vogliamo parlare di San Francesco e Santa Chiara come modelli. Sappiamo che sono già modelli per la nostra vita spirituale, in questo caso anche come modelli di sostenibilità. Diciamo, come prima provocazione, io vorrei cominciare da quello che Francesco chiede nella prima regola, diciamo nella regola non bollata, quando dice ai frati: il Signore comandava nel Vangelo, attenzione, guardatevi da ogni malizia e avarizia, guardatevi dalle preoccupazioni di questo mondo e dalle cure di questa vita. Perciò, nessun frate ovunque sia e dovunque vada, in nessun modo prenda con sé o riceva da altri, o permetta che sia ricevuta pecunia o denaro. Ecco, poi continua Francesco. Però subito da una norma evangelica Francesco fa scaturire il rapporto con il denaro. Ecco, che cosa ci dice questo? Ma Francesco era un uomo che il denaro l'aveva maneggiato, era un mercante. Il mercante di per sé era nella società cristiana fino a un certo momento una professione illecita. Lui aveva maneggiato il denaro, sapeva bene il potere del denaro, cioè sapeva che il denaro alla fine possiede l'uomo, perché l'equivoco proprio questo qui è: non è l'uomo a possedere il denaro, ma è il denaro che alla fine possiede l'uomo e lo schiavizza. Quante persone hanno fatto anche vita miserevole, no? E hanno lasciato patrimoni enormi. Per esempio anche la letteratura ci offre questo modello, Mastro Don Gesualdo, no? Che lavora come un asino, ammucchia un patrimonio, alla fine lui da povero disgraziato diventa un ricco proprietario, poi ha fatto una vita da disgraziato, si può dire, muore solo nel suo palazzo. Il denaro ha questo potere enorme e Francesco questo lo sapeva, per cui mette in guardia i suoi dal denaro. Non solo, se i frati avevano fatto la scelta di essere tra i poveri, cioè tra le parti più fragili, più deboli della società, non potevano maneggiare il denaro. In quella società i poveri, diciamo così, potevano a malapena avere da mangiare, vivevano sul baratto, presto mano d'opera per avere il vitto per sopravvivere. Chi maneggiava il denaro erano alcuni soltanto. Francesco dice: i frati non stiano da questa parte della barricata, stiano da quest'altra. Un po' come il Signore Gesù, che da ricco che era si era fatto povero per noi, dice San Paolo. Quindi lui ha l'idea, un progetto di uomo affidato a Dio, affidato alla provvidenza, ma anche di un uomo solidale con altri uomini, soprattutto uomini i più poveri, quelli che non avevano tutele e difese alcune. Però al mondo d'oggi, diciamo, al tempi di Francesco il denaro era per pochi, ma oggi il denaro è di tutti, quindi è diventato quasi uno strumento essenziale. Come possiamo, proprio nell'ottica di questa sostenibilità, tradurre questo insegnamento di Francesco, che proprio diceva: non dobbiamo né avere né attribuire alla pecunia, al denaro, maggiore utilità che ai sassi? Ai sassi, ecco. Lui dice: non dobbiamo farci schiavizzare dal denaro. È chiaro che oggi come si fa a non maneggiare denaro? È ovvio, ma bisogna vedere e stare attento che il denaro non ci prenda la mano, non ci schiavizzi. In fondo il discorso per certi aspetti è lo stesso. È più difficile, se si vuole, perché è impossibile oggi non avere a che fare col denaro. Ma dove sta appunto la linea, il discrimine, no, la linea di confine tra il maneggiare denaro, servirsi del denaro e invece non asservirsi al denaro? Io credo che la linea di demarcazione dovrebbe essere quella della essenzialità, cioè mantenerci su ciò che è essenziale e cercare di evitare ciò che è superfluo. È essenziale questo per me, o posso farne a meno di alcune cose, di tante cose? Credo che se noi entriamo nella spirale del consumo, alla fine veniamo inghiottiti, non usciamo fuori.
Ecco, in postulato c'era il maestro che diceva che quando era lui postulante il suo maestro applicava questo discernimento, quando qualcuno andava a chiedere di qualcosa e questo chiedeva ma è necessario? Proprio con questo accento. E alla fine uno doveva abbassare un po' le spalle e dire beh in effetti ci possiamo ripensare. Un punto di vista ulteriore potrebbe essere quello di pensare il denaro come uno strumento e non come lo scopo della nostra vita e magari ecco come uno strumento semplicemente che ci aiuti noi e gli altri a raggiungere sì. scopi più alti nella nostra esistenza. Credo che c'è un'altra frase, no, di Gesù, un'altra espressione di Gesù, un'altra esortazione che potrebbe darci. Cioè, quando dice fatevi amici con la disonesta ricchezza perché vi accolgano nelle dimore eterne. Cioè utilizzate il denaro per fare del bene, per farvi degli amici davanti a Dio che quando vi accolgano nel momento in cui ognuno di noi dovrà presentarsi al Signore. Leggevo solo qualche istante fa sui social che una cittadina svizzera ha ricevuto un'eredità di diversi milioni di euro e se n'è sentita non meritevole e quindi ha fatto una scelta francescana, la distribuirà ai poveri, che bello. È bello questo, molto bello. Si può dire anche che questa donna è una donna in fondo libera dal denaro, eh? Vero. E per tornare, diciamo, al filone che ci riconduce un po' a Francesco, il tema del lavoro, anche nel nostro contesto, diciamo, di redditi di cittadinanza, a volte rimpianti, Francesco è molto chiaro. Chi non vuole lavorare neppure mangi. E per il lavoro prestato possano ricevere i frati tutto il necessario, eccetto il denaro, Francesco precisa. E quando sarà necessario, vadano per l'elemosina come gli altri poveri. Ecco, un rapporto con il mondo del lavoro particolare, quello che ci propone Francesco, e soprattutto ritorna questa parola, il necessario. Sì, anche qui tu partivi dalla regola non bollata, quello è il caposettimo della non bollata, che ha delle espressioni molto forti, perché plagia la lettera dell'Apostolo quando dice ognuno resti da frate nell'arte e nel mestiere che ha imparato, ma plagia le parole di Paolo quando parla della vocazione, degli stati di vita, quindi il lavoro era in fondo anche una modalità per vivere la vocazione. Io in quei secoli conosco poche affermazioni così alte di teologia del lavoro. Cioè i primi frati decisero a un certo punto di vivere lavorando e di vivere lavorando nell'arte che avevano appreso. Non è che i frati poi facevano i professori di religione o i sacrestani o stavano... No, erano fabbri, erano... Tanto che nella prima regola si dice che potevano avere i ferri e gli strumenti del mestiere. Ecco, credo che questo si dovrebbe, no? Rimeditare questa lezione e anche riattualizzare, perché in fondo anche i primi ordini, diciamo così, alla fin fine poi si sono dedicati essenzialmente al lavoro pastorale, ma all'inizio non fu così, per riprendere ancora Gesù, ma all'inizio non fu così. Anche se abbastanza presto c'è stato poi un inserimento massiccio nella vita pastorale, per cui i frati sono diventati preti, confessori, celebranti, predicatori, però forse oggi si dovrebbe rimeditare e ridiscutere come poter vivere anche la mia vocazione attraverso il lavoro. Molto interessante anche questo punto di vista. Soprattutto anche per il mondo laico, perché tante volte ci domandiamo cosa possiamo fare per essere buoni cristiani? Forse molto spesso basterebbe comportarsi bene nella propria quotidianità, facendo bene il proprio lavoro. Parliamo anche da questo punto di vista dell'esperienza di Chiara, che nella sua regola ricorre tantissime volte alla parola povertà, povertà, ed era aggrappata con tutta se stessa a questo valore, e che proponeva alle sorelle e che diceva mai non vi allontanate mai da essa. Ed in particolare Chiara la lega anche al concetto della proprietà stessa. Quindi non accettate, non avere possedimenti, proprietà da sé né per mezzo di interposta persona e neppure cosa alcuna che possa con ragione di essere chiamata proprietà, se non quel tanto di terra richiesto dalla necessità, ancora il termine necessità, per la convenienza e l'isolamento del monastero.
ma quella terra sia coltivata solo a orto per il sostentamento. Guardate, oggi quando si parla per esempio di clausura, molti fanno fatica a capire il concetto, la vedono come una schiavitù. La clausura nel Medioevo era uno dei pochi spazi di libertà della donna, nel senso che la donna nel mondo era o del marito o del padre o da un certo momento in poi anche del figlio. Nella clausura c'erano, come dire, delle comunità tutte femminili che si autogestivano, era uno spazio di libertà. A volte però le grandi abbazie, le donne potevano essere le abbatesse delle grandi feudatarie. Chiara fa un'altra scelta, la scelta proprio di vivere affidata a Dio, affidata alla provvidenza. Ecco, questo è il concetto, essere. No? Mi pare che dall'inizio tu partivi proprio da quelle, cioè partivi, leggevi un testo della regola che richiamava il Vangelo, e guardate, no? Essere affidati alla provvidenza perché gli uccelli non mietono, non filano, ma Dio li nutre. Ecco, Chiara vuole vivere questo. D'altronde, l'80% del testo della regola di Chiara è la regola bollata di Francesco, quindi i concetti, le espressioni sono. Per l'80% potremmo dire esattamente le stesse. Il carisma, la sorgente è unica, da cui entrambi potremmo dire succhiano il latte e lo succhiano dal Vangelo. Questo quindi è una scelta che è per loro anche di libertà. La povertà, in fondo, è una scelta di libertà. E fatichiamo a capirlo, ma è così. Fatichiamo a capirlo perché noi qualifichiamo la libertà in base appunto a quello che possediamo per poterci permettere di realizzare i nostri sfizi, i nostri desideri. Quindi in realtà è un paradigma proprio opposto da quello in cui noi siamo, da quello in cui noi siamo cresciuti, forse anche quello che ci viene un pochino insegnato indirettamente, anche inconsapevolmente, da tutto il contesto che respiriamo. Ecco perché è importante riflettere su questi temi. Monsignore, noi le siamo particolarmente grati perché ancora una volta ci ha aiutato a capire queste cose essenziali. Grazie, grazie a voi e a chi è in comunione con noi attraverso l'ascolto. E un caro saluto allora a tutti voi. Noi Grazie, speriamo di ritrovarla presto. grazie. A presto, buona giornata a tutti. Buon proseguimento di giornata anche a lei. Noi prima di restituire la linea alla regia, vi ricordiamo che a proposito di riflessioni, rientreremo in studio con la comunità Laudato Si' di San Giovanni Rotondo e per scoprire che cosa ci propone oggi. Buongiorno a tutti, benvenuti nel nostro spazio all'interno del programma La regola della sostenibilità. Ringraziamo Fra Italo e Toni e ci dirigiamo verso questo nostro spazio. Oggi vi vogliamo parlare di un argomento un po' particolare. Da circa un mese si è conclusa la COP28 a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, la conferenza sul clima. Come sappiamo, il clima è un bene comune perché il clima è l'insieme dei fattori che permettono la vita sulla Terra. È chiaro che uno scombussolamento di questi fattori e un cambiamento climatico, che in realtà è quello che si sta verificando, ha delle profonde conseguenze sulla vita di tutti gli esseri della Terra, quindi vegetali, animali, uomo. Già nel 2015 il Papa aveva parlato di questo, si era detto preoccupato nell'enciclica Laudato Si'. Diceva testualmente che ci sono tante persone, nei paesi più poveri, tante persone si vedono obbligate a migrare con grande incertezza sul futuro della loro vita e dei loro figli. È tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado ambientale. Oggi vogliamo accendere un faro su questa situazione tragica, che è quella dei migranti ambientali. Sì, vogliamo farlo perché
siamo abituati a vedere nelle nostre televisioni, sui giornali, scene di persone che approdano sulle nostre coste e spesso pensiamo che fuggono solamente o soprattutto dalla guerra, da conflitti o per motivi generici legati alla povertà. Invece la migrazione, il peso maggiore della migrazione è dovuto ai cambiamenti climatici che pesano ben 3 volte rispetto alle altre cause di migrazione. Che questi migranti climatici da cosa fuggono? Non fuggono solamente da difficili condizioni ambientali, quali possono essere l'aumento del livello del mare, la desertificazione, la salinizzazione del suolo per l'uso agricolo o per la riduzione delle risorse idriche. Non fuggono solamente per i frequenti fenomeni meteorologici, quali le alluvioni, i cicloni, ma fuggono anche a causa di fattori che non sono direttamente legati ai cambiamenti climatici, ma da questi sono amplificati. E parliamo soprattutto quindi di povertà economica, delle politiche governative, e di particolari difficili condizioni sociali e anche dello smisurato aumento demografico della popolazione. Esatto. Come ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite durante la COP, è come se l'umanità si stesse infilando in un vicolo cieco dove veramente poi si è costretti a fuggire. La COP28 si è conclusa praticamente con un nulla di fatto, addirittura al termine sostituzione dei combustibili fossili il termine sostituzione è stato eliminato e invece si parla di piano piano, di semplicemente diminuire un po' l'utilizzo di questi combustibili fossili piuttosto che invece sostituirli del tutto con delle forme alternative di energia. E abbiamo proprio dei dati che derivano da studi effettivi che ci dicono che entro il 2050 più di 1 miliardo della popolazione mondiale non avrà accesso a sufficienti risorse d'acqua. E che più di 200 milioni di persone saranno costrette a migrare. E non pensiamo che sia un fenomeno lontano da noi, perché tra queste persone potremmo esserci anche noi, i nostri figli, i nostri nipoti, non solamente persone che vivono lontano in altri continenti. Sì, per aiutarvi a vedere la gravità di questo problema e quindi per aiutarci anche a consapevolizzare questo, vogliamo pregare la regia di mandare uno stralcio del film La Lettera, dove proprio si parla di uno dei personaggi che è questo Haruna Kandeh, un senegalese che fugge appunto perché il clima è cambiato e le condizioni di vita sono cambiate. Sono Haruna Kandeh, un rifugiato climatico. Sono nato a Dinsaku, Yero Dinsaku. Fin da quando ero bambino ho lavorato in una fattoria. I campi si sono inariditi. Le fattorie soffrivano. Tutti i contadini hanno avuto grandi difficoltà. La distruzione della natura ci obbliga ad abbandonare le nostre case e a trasferirci all'interno delle grandi città come Saint-Louis o Dakar.
In quel periodo mio zio faceva l'insegnante di Corano in città. Mi ha preso con sé per portarmi a Saint-Louis. Sono andato via con mio zio quando avevo appena 6 anni. Continuavo a domandarmi se prima o poi avrei più rivisto la mia famiglia. A Saint-Louis andavo alla scuola coranica. Mendicavo per sopravvivere. Ho vissuto in quelle condizioni fino all'età di 12 anni. Ero lì quando sono venuto a sapere della morte dei miei genitori. Il mio tutore. È lui il fondatore e presidente della ONG Maison de la Gare. Si tratta di un'organizzazione senza scopo di lucro che aiuta gli studenti coranici ad integrarsi. Avere l'occasione di andare all'università è uno dei miei più grandi sogni. Spero di riuscire a realizzarlo. Quando tornerò al mio paese, sarò tra i dirigenti. Il mare sta avanzando verso Saint-Louis, sempre più vicino all'area dei sobborghi. Ormai il mare ha invaso quasi tutte le case di questa zona. Ora alcuni di noi vivono praticamente in mare. L'acqua si è presa alle loro case. Le persone non sanno dove andare ora che non hanno più un tetto. Il governo ha evacuato la zona e per chi ci abitava ha costruito delle baracche altrove. È per questo motivo che la gente prende le barche ed emigra in Europa attraversando il mare. Il cambiamento climatico sta impoverendo il nostro paese. Davvero tutto è connesso, perché abbiamo visto come gesti che noi viviamo nelle nostre vite, nelle nostre abitudini, hanno un impatto su chi vive lontano da noi. E questo perché, come il Papa spesso ci ha ricordato, siamo tutti fatti della stessa carne umana. E perché tutto è connesso. Tutto è veramente connesso, sì. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
E noi siamo ritornati in studio per portare a compimento anche questa puntata della regola della sostenibilità e per restare in sintonia con quanto abbiamo ascoltato finora abbiamo il piacere di presentarvi Roberto Paladini, presidente di Innovation Lab, la cooperativa che si occupa di tutta una serie di iniziative che adesso andremo a conoscere, tra cui una molto interessante che è quella che si chiama Ecofesta. Ciao Roberto, buongiorno, grazie per essere in collegamento con noi. Ciao, buongiorno a tutti e grazie a voi per questa possibilità di presentare un po' quello che facciamo ogni giorno con le nostre attività. Buongiorno a te Roberto e benvenuto, grazie a te soprattutto. Ecco, noi con la regola della sostenibilità molto spesso affrontiamo, ecco, cerchiamo di affrontare in lungo e largo quelle che non sono solo le criticità legate alla sostenibilità ambientale, ma anche tutte quelle misure, azioni, buone pratiche che possono aiutarci a tutelare la nostra casa comune, il nostro pianeta, non come dice qualcuno in maniera sintetica ma azzeccata, non abbiamo un pianeta B, quindi dobbiamo essere bravi a tenere in ordine quello che abbiamo. Voi, per esempio, a un certo punto avete tirato fuori un'iniziativa molto bella che si chiama appunto Ecofesta, con la quale cercate di far vivere una festa, no? Noi esseri umani abbiamo sempre qualcosa da festeggiare e direi per fortuna, però tante volte le feste diventano occasione di spreco e di inquinamento anche, perché no, diciamocelo, soprattutto se le feste poi sono feste grandi, feste di piazza che raccolgono tanta gente. Ecco Roberto, raccontaci come ci mette una pezza Ecofesta a questa situazione. Sì, allora Ecofesta nasce tra l'altro proprio per allargare il bacino di utenza delle nostre attività di sensibilizzazione e informazione innanzitutto, perché noi nasciamo innanzitutto come associazione di volontariato nel 2005, un gruppo di amici, compagni universitari, avevamo fatto con alcuni altri gli scout insieme, decidiamo di mettere in pratica un po' anche quello che studiavamo e quindi con questo metodo abbiamo trasformato ad esempio le mense dell'Università del Salento con il progetto Rifiuti Zero in Ateneo, rendendole plastic free, senza imballaggi in generale, con tutte le stoviglie lavabili, eccetera, eccetera, questo nel 2007. Però ci rendevamo conto che nonostante la nostra, diciamo, essere una piccola associazione, non riuscivamo a raggiungere, nonostante facessimo anche attività molto importanti come questa dell'università, non riuscivamo a raggiungere un bacino di utenza molto largo e quindi colpivamo spesso persone già sensibili alla tematica. Allora, da questo nasce proprio Ecofesta, cioè andiamo nelle piazze dove la gente va lì per ballare, divertirsi, mangiare, eccetera, eccetera, e portiamo il tema della sostenibilità, trasformando l'evento in un expo di buone pratiche. Quindi di fatto la nostra, diciamo, missione era quella di trasformare un evento in un expo di buone pratiche. Di fatto noi lavoriamo sin dalla progettazione dell'evento, andando ad indagare di cosa ha bisogno questo evento, di cosa si approvvigiona. Sono realmente sostenibili le cose di cui si approvvigiona? Quindi le stoviglie sono lavabili? Perfetto. Sono usa e getto? Allora, se non è proprio possibile recuperarle, vediamo di almeno usare quelle realmente compostabili. E così andiamo a indagare anche su altri aspetti come la mobilità, i rifiuti, l'energia, eccetera, eccetera, mettendo in campo quelle che possono essere tutte le misure di sostenibilità per ridurre l'impatto ambientale dell'evento. Dicevi una cosa molto bella, siccome arrivate super organizzati, proprio nel dettaglio, dalla A alla Z, la cura del particolare, poi succede che questa vostra presenza nelle feste diventi l'occasione per fare proprio educazione ambientale. Sì, esatto, infatti uno dei punti di forza, diciamo,
l'informatore ecologico che noi portiamo sul luogo dell'evento. Cioè, esatto, proprio adesso c'è l'immagine. Ci sono dei ragazzi, con noi hanno lavorato più di 200 ragazzi nel corso di questi anni, che di fatto presidiano i punti più importanti come le isole ecologiche, i carrelli di raccolta, e spiegano ai cittadini come si fa la raccolta differenziata. Ma poi quel momento diventa anche un momento per allargare il discorso anche ad altre tematiche di sostenibilità, o per far presente quali sono le attenzioni che ci sono in quell'evento. Ad esempio, noi attraverso gli eventi siamo riusciti a mettere su delle macchine elettromeccaniche che poi abbiamo esteso come attività anche ai piccoli comuni, cioè il compostaggio di comunità, il compostaggio di prossimità cosiddetto, che ad oggi pratichiamo nei comuni di Melpignano, Castrignano dei Greci e Morciano di Leuca. Ed è così che è nata la cooperativa Innovation Lab. Esattamente, esattamente, perché all'inizio noi i primi eventi li abbiamo fatti da associazione, poi abbiamo capito che c'era una forte richiesta, cioè avevamo toccato, diciamo, un fabbisogno, ecco, perché vedevamo che gli organizzatori di eventi erano molto interessati a ridurre il proprio impatto, sentivano la loro responsabilità verso il territorio, e quindi andando a crescere esponenzialmente il numero di eventi, abbiamo deciso di creare la cooperativa, anche perché poi ci siamo allargati anche ad altre attività, cioè abbiamo cercato di prendere quelle buone pratiche che venivano realizzate negli eventi e abbiamo cercato di esploderle nella vita quotidiana, con particolare riferimento, come dicevamo prima, al compostaggio di prossimità. Andando a realizzare questi ragazzi sono proprio forti, Sono forti, anche le immagini trasmettevano una grande grinta, una grande positività. Tant'è che, Roberto, io volevo chiederti questo: da come parli, dall'entusiasmo che trasmetti, fai anche sembrare che sia tutto molto facile. Vogliamo anche però raccontare le lotte che avete dovuto superare per riuscire a realizzare tutto questo, oppure avete trovato tutto semplice? Come si può credere attraverso i tuoi occhi che sprizzano entusiasmo e anche gioia? Allora, diciamo che difficoltà ne abbiamo incontrate veramente tante, perché anche, diciamo, con gli eventi, prima di trovare il primo evento che volesse sperimentare il modello di Ecofesta non è stato facile. Cioè, dopo il primo poi è andata abbastanza in discesa, ma trovare il primo è stato veramente difficile, anche perché spesso ci dicevano: sì, ma abbiamo fatto sempre così. Poi magari noi siamo andati ad operare in eventi di tradizione che avevano anche 20 edizioni alle spalle, e quindi non volevano magari rovinare, diciamo, la loro immagine, tra virgolette, magari con qualcosa che usciva male. E quindi di conseguenza trovare il primo evento è stato difficile. E il primo evento è stato la sagra, in dialetto leccese, dell'Urano, sarebbe la sagra del grano, che si svolge a Merine, e dove Don Sandro... lo trovammo lì che stava tagliando l'erba nell'oratorio, e appena gli descrivemmo la nostra attività ci disse: bellissimo, facciamolo. E noi, dopo aver bussato a tantissime porte, avere questa risposta così di prima acchito, diciamo, è stato bellissimo. E da lì, diciamo, già durante il primo evento a Merine, un consorzio di eventi del capo di Leuca venne e disse: l'anno prossimo dovete lavorare con noi. E così fu, e poi pian piano poi si è esteso il modello. Abbiamo lavorato in più di 300 eventi, compresa la Notte della Taranta, il Medimex, la Fiera del Levante, eccetera. La regione ha ratificato il nostro modello con una delibera regionale. Insomma, comunque è stato un bel cammino, entusiasmante. Che bello che sia partito tutto dal gesto di fiducia di una persona e poi si è scatenato tutto questo. Roberto, purtroppo il tempo è sempre tiranno, quando si parla di cose belle e interessanti poi vola, però vorrei che tu proprio telegraficamente in 30 secondi ci dicessi come funziona invece il progetto relativo al compostaggio, perché lo trovo molto interessante e potrebbe essere appunto utilizzato da tanti comuni. Sì, sicuramente noi abbiamo anche rilevato il problema che vi era una carenza impiantistica, soprattutto nelle zone limitrofe dei piccoli comuni, delle aree interne, dei comuni montani, e quindi abbiamo detto:
come si può fare per intervenire sulla problematica? E siamo intervenuti andando a realizzare piccoli impianti che con dei macchinari elettromeccanici che agevolano la fermentazione del materiale e la lombricocoltura. Raccolgono l'umido e lo mettono in questi. Esatto. L'umido, quindi la frazione organica, e la frazione verde, quindi quello che esce dalla cucina e dal giardino, tanto per sintetizzare, e lo trasformiamo in un fertilizzante naturale che combatte anche le problematiche, soprattutto qui in Salento, della desertificazione dei terreni, eccetera. Cioè, è un problema comunque che abbracciamo in tutta Italia più o meno. Grazie Roberto, veramente una bella chiacchierata fra Italo. Grazie di cuore, veramente Roberto, porta il nostro saluto e la nostra benedizione anche a tutta la tua equipe e tanti ragazzi che credono e ce la fanno perché credono in questo progetto di volere più bene il nostro pianeta. Con l'augurio Grazie mille. di buon lavoro, quindi Roberto, ti lasciamo alle tue cose sperando di ritrovarti ancora in futuro. Un abbraccio forte e noi Un restituiamo la linea. abbraccio a voi. Grazie, restituiamo la linea alla regia fra Italo perché il tempo è ormai a nostra disposizione, è finito. Inizia la messa e noi ci vediamo la settimana prossima.